giornalismo ha in un certo senso fatto vedere le incongruenze, gli stereotipi che c'erano all'interno del femminismo, del movimento femminista. In Italia, quando facevamo le riunioni tra associazioni, i protagonisti queer ci dicevano: noi vi serviamo per far vedere quanto voi siate in un sistema binario e quanto siete stereotipati. Noi non siamo gay, noi siamo queer, e malgrado il movimento che ha fallito su tutti i piani politici con le istituzioni, diceva: noi non possiamo andare a parlare con i politici parlando di queer, ma dobbiamo andare a parlare terra a terra. Le vostre istanze mettono ancora più confusione. Quindi dicevano sì, queer, eccetera. Quindi io quello che ti voglio chiedere, innanzitutto rispondi a Giovanni, sì, che mi sembra esatto, e poi se realmente riconosci quanto il movimento queer all'interno delle nostre assemblee, delle nostre manifestazioni, delle nostre organizzazioni, dei Pride, eccetera, eccetera, come movimento antagonista ci diceva: noi siamo la coscienza per farvi capire che siete in un sistema binario e state riproducendo esattamente quello che è l'eterosessualità obbligatoria, state riproducendo un'omosessualità obbligatoria in un certo senso. Allora, partirei da questa diciamo, tua ricostruzione, no? Io sono d'accordo con quello che veniva contestato, cioè sarei tendenzialmente d'accordo con quello che veniva, come dire, contestato dai famosi queer in questa scena che tu ci hai rappresentato, con una leggera correzione. Cioè, io non credo che nei contesti politici delle lotte sulla sessualità e sul genere ci sia un noi e un voi, che ci sia una purezza da una parte, i famosi queer duri e puri, e un'altra purezza da un'altra parte. Io penso che noi come movimento, ma in generale io ne farei anche una questione, se vogliamo, esistenziale o individuale, noi siamo un campo di intenzione di almeno due forze. Da un lato c'è un desiderio di riconoscimento, e questo desiderio di riconoscimento si può tradurre anche in lotte per il riconoscimento dei diritti, lotte quotidiane per il riconoscimento di un proprio spazio all'interno dei propri contesti di vita, eccetera, eccetera. E dall'altro c'è una resistenza a questo desiderio. Questa resistenza al desiderio di riconoscimento, questo non starci dentro sostanzialmente, questo non essere soddisfatti nel momento in cui veniamo riconosciuti, questo è queer. Allora, questo aspetto, secondo me, non è mio e non tuo o suo, è un ingrediente, un elemento costitutivo del nostro essere al mondo e in generale, o meglio, e in particolare del nostro fare politica. Questo è quello che io almeno correggerei della rappresentazione che tu mi hai dato. Torno indietro un attimo per venire ad alcune questioni. Allora, intanto bisogna considerare che Michel Foucault ha scritto il primo volume della Storia della sessualità, intitolato La volontà di sapere, nel 1976. O meglio, lo ha pubblicato nel 1976. Storia della sessualità significava per Michel Foucault la possibilità di interrogare storicamente, quindi di fare una storia, un oggetto, la sessualità, che invece poteva venire essere considerato, o è considerato, diciamo, ideologicamente parlando, come qualcosa che non ha una storia. Questo era il progetto di Michel Foucault. Lui ha affermato in quel testo, che tra l'altro è stato pubblicato dieci anni prima, più o meno circa dieci anni prima della sua morte, e che successivamente, nel volume secondo, nel volume terzo, comunque nell'ultimo Michel Foucault,
il progetto della storia della sessualità ha avuto delle forti trasformazioni. Comunque, se vogliamo attenerci a quel testo, che effettivamente è stato un testo, è un testo fondativo della teoria queer, nel senso che è citato sistematicamente, Foucault affermò che l'omosessuale divenne un'identità, l'omosessualità divenne un'identità in seguito a un processo di costruzione data, formata da una serie di saperi che si erano costituiti appunto intorno alla fine del Settecento, inizio Ottocento, saperi medici, saperi giuridici, saperi scientifici d'altro tipo, e che avevano, che si erano, come dire, conglomerati non solo per formare la figura dell'omosessuale, ma per formare una serie di altre figure del deviante, le quali, a differenza dell'epoca pre, diciamo così, scientifica o premoderna, avevano questo elemento caratteristico, detta in maniera molto, come dire, grossolana. C'era un passaggio dal sodomita, inteso come colui che aveva dei comportamenti, delle pratiche omosessuali, all'omosessuale, inteso come colui che aveva una identità sessuale di tipo omosessuale. Questo è l'elemento, diciamo, se vogliamo, la rottura epistemologica condotta da Foucault. Il suo progetto successivamente, egli stesso lo modificò in maniera molto radicale, cercando di andare alle radici della costituzione del soggetto, e quindi andò a scavare nella filosofia antica, nel modo in cui veniva concepito il rapporto fra uomini e fra cittadini nel mondo greco classico, e poi via via dalla Grecia antica fino al primo cristianesimo. L'elemento essenziale non è la negazione dell'esistenza dell'omosessualità. Peraltro, come dire, io so che esiste l'omosessualità, ne so qualcosa, no? È un elemento della mia esperienza quotidiana. Sono una sociale. Scusami? Una pura costruzione sociale. Allora, pura costruzione sociale, mettiamoci un attimo d'accordo. Il concetto di... il concetto di costruzione sociale, anche su quello mettiamoci un attimo d'accordo, perché il linguaggio, se vogliamo, è una costruzione sociale, però è una cosa che noi facciamo, di cui noi facciamo uso almeno da quando ci diciamo esseri umani. Potremmo dire la stessa cosa per la sessualità e per altre forme del nostro comportamento. Per quanto riguarda, quindi, nego assolutamente l'idea che la teoria queer affermi che l'omosessualità sia un'invenzione, come se qualcuno, un medico o un giurista nell'Ottocento, si fosse messo a tavolino e avesse inventato così ex novo la omosessualità. Nessuno ha mai affermato una roba del genere. Quello che è invece vero è che, ad esempio, le identità, gli stili di vita gay hanno una storia, hanno una storicità ben precisa. Per esempio, alcuni storici, io non sono uno storico, però alcuni storici si sono soffermati sul nesso fra la nascita dell'identità gay moderna e lo sviluppo del capitalismo, la erosione delle strutture patriarcali e familistiche, la nascita di metropoli che consentivano l'anonimato, che consentivano di vivere al di fuori degli stretti vincoli del familismo, eccetera eccetera, la forma merce e la necessità di vendere la propria forza lavoro, che quindi garantiva la possibilità di appunto non essere vincolati a circuiti economici che avevano invece, che erano fondati, che ne so, sull'appartenenza di una comunità e via discorrendo. Quindi sviluppo del capitalismo, sviluppo di scienze e di saperi, tutto questo elemento si è, se vogliamo, cristallizzato in una nuova formazione discorsiva, che è quella dell'omosessualità, dell'omosessuale, per essere più preciso. Allora, poi magari ne riparliamo. Allora, intanto però
altri due piccoli elementi, ma velocissimi, se avete voglia poi ne parliamo. Rispetto alla questione della ricostruzione dei generi, che è uno degli elementi, no, che spesso si dice, la teoria queer, queer è la ricostruzione dei generi. Beh, allora, intanto il concetto di genere è un concetto che, come sappiamo, è legato più alla storia del femminismo che alla storia degli studi gay e lesbici. Per me, essenzialmente, o essenzialisticamente parlando, se dovessi ridurre al massimo che cosa è l'interrogazione queer, io parlerei di un'interrogazione sul sessuale e non sul genere. Cioè, a me interessa di più il crinale della sessualità e del sessuale piuttosto che il crinale del genere. Quello che è stato l'elemento, se vogliamo, di disturbo nella storia e della ricezione della teoria queer è stato esattamente un testo, e uno solo, scritto da Judith Butler, che è una lesbica e che aveva come doppia necessità intellettuale quella di, se vogliamo, decostruire un certo discorso femminista sul genere e dall'altro affermare la presenza della sessualità nel genere e quindi delle omosessualità, del lesbismo e anche, se vogliamo, del transgenderismo e di altre forme di non, come dire, incasellamento all'interno dei generi. Ma secondo me il nucleo essenziale della teoria queer è la sessualità e non il genere. Ma adesso mi fermo. Vuoi aggiungere?